Oh yeah, belli! Oggi facciamo la crema super arruffante, la ricetta segreta tramandata da generazioni. Andiamo subito la padella alla cowboy. Dobbiamo rompere le uova facendo attenzione a prendere solo il giallo, perché dobbiamo prendere il più giallo possibile. Là. Se ci va un po' di troiaio di tuorlo non è la fine del mondo, però se è possibile toglierlo è bene toglierlo. Ok, tutta la caccola là, perfetto. Ora che abbiamo le due palle gialle, ci sbatacchiamo un po' di zucchero dentro e cominciamo a rumare. Facciamo sciogliere un po' il sugar e a questo punto arruffiamo il latte. Arruffiamo un po' di latte. Arruffa e ruba, arruffa e ruba. Dobbiamo fare una bella cremina, bella omogenea. Arruffa e ruba. Direi che ci siamo. Latte. Plop, plop, plop. Vedi quante bolle che fa? Mamma mia, quante bolle che fa! Quante ne farà di quelle bolle? Ok, l'ultimo goccino. Vai. Siamo a posto. Ora sentiamo se arruffa con lo zucchero. Yes! Ci siamo! È arrivato il momento di metterla sul fuoco. Oh yeah! La fiamma bassa, la mettiamo sul fuoco e rumiamo continuamente e la portiamo all'ebollizione. Non dobbiamo mai smettere di rumare, perché dopo impazzisce. Se impazzisce si accaglia e quindi viene una schifezza. Viene tutta, come si dice da noi, bignoccolosa. Ok, non c'è da fare altro, c'è da rumare e basta, ragazzi. Se la volete un pochino più densa, ci mettete una punta di lievito. Ruffiamo un po' di lievito. Ora mi ci va tutto in un colpo, sta a vedere. Questo fa la differenza, ragazzi, eh? E via. È perfetta, ragazzi. Gialla, liscia, una roba arruffamentissima. Oh, non vedo l'ora. Oh. Ci siamo, sento che il cucchiaio sta facendo sempre più resistenza, quindi vuol dire che sta bollendo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, cazzo, mi impazzisce. Impazzisce. Ok, è andata bene ragazzi, rumiamo ancora prima che si raffreddi un po'. E ora la parte più arruffante, ovvero quella dove metteremo i biscotti di Oro Saiba insieme alla crema. Scattiamo l'involucro. Ok, versiamo la crema nell'involucro. Che pruccolorino. Adesso ci buttiamo i biscotti. Ne ho fatta pochina perché tanto. Aspettiamo che affondino. Dopo averci messo i biscotti, va lasciata freddare e poi messa in frigo. Certo, ce ne voleva davvero un'altra scatola, ma dopo mi viene mal di trippa. Va bene, accontentiamoci di questa. Se avete delle foglie di lauro per dargli ancora più sapore, ce le buttate dentro. Allora, aspettiamo che freddi, la mettiamo in frigo e poi ci sarà la prova. Questa roba che sta ruffa, se non la mangi fa la muffa. Vai, ci siamo! Oh,
punta. Come mugola. Guarda un po' qua, come snidella. Guarda. Vediamo un po' se mi garba. Ti garba, eh? Guarda come mi garba. Pulisce anche la ciotola, guarda come mi garba. Oh, ora la sperimento anch'io, eh? Sentiamo un po' come arruffa. Guarda qua che lavori. Sentiamo un po' com'è. Come mugola. Vedi? Come gli garba? Guarda un po'. Guarda qua com'è bella densa. Con biscotti. Come mi garba. Arruffa, arruffa. Questa roba che si arruffa, se non la mangi fa la muffa.